dire che sono commosso della risposta vostra sarebbe poco. Cercherò di essere il più chiaro possibile. Un filosofo spagnolo che ho conosciuto anche nell'ultimo suo tempo diceva: la chiarezza è la cortesia del filosofo. Quando un filosofo è un po' scuro, benché sia vero che i dei amano l'oscurità, gli uomini preferiscono la chiarezza. Sei secoli fa le cose non andavano meglio di oggi, quindi progresso. E un saggio cinese domandò a Confuzio, che noi chiamiamo Confuzio, il suo consiglio. E Confuzio rispose: che fareste? Allora, la domanda che si deve fare nel Corea del Sud, che sembra che sia molto caotico e bisogna un po' di ordine. Da dove cominciare? Dando alle parole il suo senso cristico. E penso che seguendo il suo consiglio, vorrei dare a queste tre parole del titolo di questa introduzione e di questa nostra riunione, cercare di trovare il senso autentico e originale e ancora vivente e ancora vivo e reale di queste tre parole, superando le caricature che di esso si hanno fatto, che permettono con ragione la critica, sia a fede, a religione che a cultura. C'è una vecchia canzone messicana che ha come ritornello, dopo spiegare un po', è molto moderna, che ha come ritornello dopo questa situazione di sfruttamento, ma come ritornello, ma noi abbiamo la parola, è l'unica cosa che possiamo avere, e nessuno ha il monopolio sul senso delle parole. La parola non è la scrittura. La scrittura, secondo i vecchi, l'autorità di 4.000 anni fa in Egitto, rappresentava la degradazione dell'umanità. Gli uomini, dicevano i grandi saggi dell'Egitto, non si parlano più, consegnano a biblioteche di pietre o biblioteche di pergamino o di carta le loro saggezze, e non si vivrà questa immediatezza del presente, della vita, della realtà. La realtà non sarebbe passata, nemmeno nel futuro. Il grande mito della linearità del tempo che domina tutto l'Occidente, ma nel presente. Il futuro è la proiezione del presente. Il passato è il ricordo del presente, ma il punto di riferimento è il presente. Diceva che vorrei ricavare per me almeno il diritto di utilizzare queste tre parole, cercando di superare le caricature che di esse si hanno fatte. Si sono fatte. E per entrare in medias res, vorrei spiegare questa concezione che a mio parere è la concezione originaria e primaria
quanto gli uomini hanno introdotto queste tre parole, anche in altre culture che io conosco, le tre parole sono basilari: di fede, di religione e di cultura. Fede. La mia prima affermazione, non mi piace dire tesi, è che ogni uomo ha fede. Non c'è un uomo senza fede. La differenza, anche fenomenologica, tra l'animale e l'uomo è che l'uomo, tra altre cose, ha fede. Gli animali non hanno fede. Ma la fede è questa coscienza, posso dire, filosoficamente parlando, questa coscienza dell'infinito, questa coscienza del mistero. Potrei dire in una forma più pedestre, è la coscienza della nostra ignoranza. La fede è conoscenza, ma non è conoscenza di idee chiare e distinte, non è conoscenza nemmeno razionale, cosa che non vuol dire che sia una coscienza irrazionale. Non pensiamo sempre dialetticamente. La irrazionalità sarebbe la contraddizione della razionalità, ma non è il contrario. Pensare dialetticamente e pensare senza libertà, nel fondo, e pensare che una cosa o l'altra, no, e pensare sempre col binario del dilemma, o una cosa o un'altra, e se dico una cosa vuol dire no. Se io dico qualsiasi affermazione, la negazione dell'affermazione non è identica a quello che la negazione stessa vuol dire. Perciò io ho criticato tante volte quelli che inconsciamente hanno accettato le regole del gioco del nemico, cioè quelli che si chiamano non credenti, che accettano le regole del gioco del cosiddetto credente. I non credenti sono così credenti come gli altri, una cosa è credere in un'altra cosa, non credono in quello che i credenti credono che credono. È un'altra cosa, credere nella bellezza, nella giustizia, nel vino, che volete, credere in qualche cosa. E credere in qualche cosa senza poterla giustificare. Non tutto si può giustificare. Non tutto, e qui sono problemi contro l'AIM, se volete, ha una ragione sufficiente. Le cose si fanno, come diceva Giacomo da Todi, quindi siamo ancora nella tradizione italiana. La rosa non ha perché, lui diceva il rose non ha perché. Fiorisce perché fiorisce, che poi anche lo silenzioso lo torna a ripetere in tedesco. Le cose sono perché sono, e cercare un perché dietro le cose e cercare un fantasma. Dentro di una certa limite molto limitato, evidentemente si può cercare un perché. Ma le ragioni più profonde non si possono giustificare. Se un ragazzo chiede, sarebbe un esempio molto, molto banale, a una ragazza, perché mi ami? E il ragazzo può rispondere razionalmente, non è da più. Ti amo perché sei bella, ti amo perché sei giovane, ti amo perché sei ricca, ti amo perché sei gradevole. Il giorno che lasci di essere ricca, bella e gradevole, lascia da parte. Ti amo perché ti amo, il punto basta. Tutto si può giustificare. Perciò
La fede, non voglio portare il mio tema, non si può giustificare. Voglio spiegare un po' qualche cosa precisa, per spiegare, ma non giustificare. Non si può dare una ragione della fede, come non si può mostrare la dare le famose prove dell'esistenza di Dio, che poi è una caricatura della teoria, della teologia più tradizionale di Tommaso d'Aquino, che non parla di prove ma di vie, e che poi continua dicendo tutte le sue 9 o 7 vie o 5 vie, che sono prove, si vuole dire, che la fede in Dio non è irrazionale. E questo è tutto quello che tutti chiamano Dio, dice sempre quelli delle sue vie. La religione, no scusate, io ho iniziato con la fede, e questo atteggiamento umano che paradossicamente ci rende umani. Se io sono cosciente della mia ignoranza, spontaneamente ascoltare l'altro, perché forse l'altro è una fonte di conoscenza che mi dà qualcosa. Allora l'altro sarà per me una fonte di rivelazione, per utilizzare questa parola, che a me non piace, ma questo so utilizzare anche parole che non piace a loro. Una fonte di conoscenza. Pensate, uno è autosufficiente, a parte se una prova di poca intelligenza, vuol dire che è anche di poca umanità. E perciò in questo senso ogni uomo ha fede. La mia formulazione, per non cadere nella ira dei teologi, continuo dicendo che la fede non ha oggetto. Se la fede avesse un oggetto, questo oggetto sarebbe idolatria. E questo lo dico tutto la religione. La fede è apertura alla realtà, al mistero, a quello che non so. E la fede è questa agnosia, dicevano i vecchi padri della Chiesa. Beato colui che è arrivato alla ignoranza infinita, diceva Agnus Politicus, alla gnosia infinita. La fede è questa consapevolezza della nostra condizione umana. In questo senso, penso si possa dire molto pacificamente che ogni uomo crede in qualcosa, e questo sarebbe, crede, che il sanscrito è ancora più specifico, sarà dato. Là dove tu porti il tuo cuore, corre. Dove spontaneamente il tuo cuore va. Siamo così civilizzati, civili, che abbiamo perso un po' il massimo dono dell'umanità, che è la libertà. Non sappiamo cosa fare. Ci vogliamo essere un po' responsabili delle cose che facciamo? No. Le cose si fanno perché si fanno. Perciò ogni religione insiste che dobbiamo avere il cuore puro. E è questo cuore che esce, quello che tu sei, non dal tuo intelletto. Perciò quando a me, io a volte sono un po' troppo sincero. Mi chiedevano con la massima volontà, lo capisco perfettamente, sono anche abbastanza occidentale per capire la domanda,
e ho disegnato la domanda che ha una certa giustificazione. Cosa dirà domani? E ho detto, non lo so. Io domani a voi non vi voglio vomitare, scusate la parola, quello che già ho pensato. Voglio pensare insieme a voi, voglio esporre i miei pensieri che man mano che li penso diventano reali, altrimenti sono già déjà vu. Ricordi. E perciò non possiamo rinunciare alla parola. Dicono i Veda, almeno 800 anni prima di Cristo, il principio era la parola. La parola è il più grande dono dei dei, eccetera, eccetera. La parola dice anche che è la primogenita dei dei. Quindi, fede. Poi, la fede si deve distinguere dalle credenze. Le credenze sono la formulazione, secondo un linguaggio culturale che ho ricevuto dalla mia tradizione e che mi dà il linguaggio per esprimere, di questa fede. Le credenze sono molto diverse. Le credenze possono essere contraddittorie, le credenze non hanno nessuna garanzia né verità né infallibilità, sono le traduzioni che noi facciamo di questa fede, perché come siamo anche razionali dobbiamo poter esprimerci in una forma rispetto agli altri, e allora esprimiamo quello che io credo in un sistema di credenze. In una formulazione più o meno intelligibile. E queste sarebbe le diverse dottrine religiose dell'umanità che ha interpretato secondo il luogo, il tempo, la cultura e l'idiosincrasia di ogni etnia, questo che è patrimonio di ogni essere umano. Religione. Qui cerco di tornare alla saggezza delle parole. La parola religione, che nel Nuovo Testamento praticamente non esiste, eccetto una sola, una referenza molto accidentale in Santiago, San Giacomo, ma che un po' il senso comune è la tradizione già antica e romana soprattutto ha dato la parola. La religione è quello che ci religa, che ci lega, è un atteggiamento esistenziale molto prima di essere una dottrina. La religione è quello che lega, se posso utilizzare questa parola, il mio corpo con la mia anima. Se il corpo apre un canto e la mia anima apre un altro, non sono religioso. Non ho questa pace religiosa che l'uomo religioso autentico in certa maniera contagia. Se io ho da una parte il corpo, dall'altra parte l'anima, e dall'altra parte, che abbiamo dimenticato, abbiamo qui seguendo a Platone molto di più che seguendo il Nuovo Testamento, l'antropologia bipartita, quanto l'antropologia tradizionale, anche in India, non è come l'anima,
non è professione, non è dualismo. E l'antropologia è tripartita: corpo, anima, spirito. Il corpo, proprietà privata. Il suo corpo non è il mio corpo. Ciascuno ha un corpo che deve essere rispettato. L'anima, la psiche, è proprietà culturale, diciamo così. Qui parliamo un linguaggio che si fa più o meno comprensibile, ci capiamo gli uni agli altri, abbiamo una comunità di linguaggio che ci permette di convivere e di parlare. Cioè la psiche. E dicendo, io penso sempre una certa intenzione. Per dire questa parola, è proprietà culturale. Lo spirito non è proprietà di nessuno. Nessuno ha dominio sullo spirito. Nessuno ha controllo sullo spirito. Un spirito si diverte, dove lo spirito c'è la libertà. Voi siete chiamati, dice la Cristo, a parlare di nella libertà. E la libertà è la cosa più difficile di gestire. Preferiamo avere leggi, avere cose, di essere assolutamente liberi e di rispondere pienamente ogni istante a quello che dobbiamo fare, a quello che sentiamo, che è il momento che ci domanda. Lo spirito non appartiene a nessuno. Ogni discriminazione qui è fuori posto. E per tante volte queste anche guerre di religioni e queste incomprensioni e queste lotte e queste è perché abbiamo dimenticato questa antropologia tripartita che si fa, che si rende cosciente di che abbiamo un corpo che è personale o che è individuale, una cultura che accettiamo in una certa forma e qualcos'altro che ci trascende, su cui non possiamo rispondere come se fossero i proprietari. Quando io volevo essere più giovane, un po' più caustico, dicevo, forse adesso lo direi di una forma un po' più dolce, i comandamenti sono la sacralizzazione del principio del principio di proprietà. Ci sono molti dei, nessuno aveva dubitato mai questo, ma io sono tuo Dio. Ci sono molto belle donne, ma questa è tua donna. Ci sono molto belli lì fuori, ma questo non ti appartiene. Il principio di proprietà è un principio di ordine straordinario, che fa i popoli anche grandi e potenti, ma non è forse l'ultimo principio. E si vede così un po', i comandamenti sono la sacralizzazione del principio di proprietà. Molti veri, ma non sono tuo Dio. Molte donne, ma questa è la tua donna. Molti veri, ma questi sono i tuoi veri, non devi prendere degli altri, eccetera. Lo spirito ci libera di questa proprietà privata o collettiva. La religiosità, se volete, lega il mio corpo con la mia anima, con il mio spirito. Ho detto mio, ma non dovrei averlo detto. Ma anche mi lega con gli altri. Se io mi sento slegato dagli altri, se io non so trattare gli altri come me stesso, se gli altri sono
più o meno nemici o terroristi o sconosciuti o esseri più o meno strani, non sono religioso. Lega me stesso con gli altri. La religiosità, cioè questa parola, è quello che ci lega con tutti gli altri esseri umani. Di più, la religiosità lega me con gli animali, con le piante, con il cosmo. Io non sono uno straniero in questo cosmo. Tra i miei molti difetti è che quando non trovo un concetto che mi soddisfa, invento un'altra parola, la parola che ho intentato di introdurre in questo contesto è ecosofia, non ecologia. L'ecologia a me sembra business as usual, un po' come sempre, ma con guanci e un sorriso. Ma continuiamo a parlare delle risorse e cose le sfruttiamo in un'altra forma più lenta che permetta un riciclaggio un po' più duro, ma è lo stesso atteggiamento. Noi non abbiamo la ecosofia. E qui la sentenza fa, non è soltanto la nostra saggezza sulla terra, ma anche la saggezza della stessa terra, genitivo, soggettivo, ecosofia, che noi dobbiamo sapere ascoltare, prendere e vedere che cosa questa terra vuole di noi, che vuole essere coltivata, che vuole essere anche tagliata, curata, eccetera, eccetera. E qui con la nostra prepotenza culturale abbiamo chiamato gli altri animisti, quelli che erano poveracci. Forse non tutto è sbagliato e falso del cosiddetto animismo, a parte le caricature che sono fatte. Forse abbiamo perso un po' questa sensibilità, e dico sensibilità nei sensi del linguaggio di tutti gli esseri viventi. E questo non è un pregiudizio, un privilegio soltanto degli artisti che si stassero dinanzi a un tramonto che poi scrive una bella poesia. Ogni uomo è capace di vibrare alla bellezza di un tramonto dell'universo, della terra, e anche all'aspetto minaccioso di tanti effetti cosmici. Se non sono, non direi amico degli animali, non direi che dobbiamo imitare San Francesco, ma in un certo modo capire che in Francesco non era un romanticismo idealistico, era una visione più profonda dell'immensità della realtà, della bellezza, della ricchezza di questo mondo, e di essere vivente specialmente. Si sente bene? Perché a volte ho paura di non parlare abbastanza chiaro. Quindi, la religione mi fa sentire membro di questo corso e non mi fa sentire straniero di tutta questa realtà materiale. È piena di bellezza e di mistero. Di più, la religione, sto cercando di descrivere quello che io penso che sta insito nella parola religione,
e anche quello che mi lega. Non voglio dire subitamente Dio, ma lo posso dire, al mistero, all'infinito, allo sconosciuto. E qui c'è un paradosso che non vorrei essere troppo critico, ma che per me è la spiegazione, anche razionale se volete, del fondamentalismo laicista. Precisamente perché se io sto collegato in questo senso a una cosa che è impalpabile, che è misteriosa, che non capisco, che non posso dominare, che è superiore a me, che non è ragionevole, né razionale, e che d'altra parte mi rendo conto che esiste. E questa è la religione. Se elimino a priori qualsiasi differenza a questo legame, a questo mistero, capita che non accetto che ci siano altre possibilità, perché allora la vera religione, e qui le parole, devo proprio le parole, ci lega a tutto quello che ho detto, ma come nell'ultimo mistero vero che non lo posso, che non posso negare questo, paradossalmente ci slega. La vera religione non è soltanto legarmi, è quello che ci slega di tutto e che quindi ci dà libertà. La religione mi lega tanto quanto mi slega, mi separa, mi libera. Non è soltanto un legame a quello che io penso che sia la realtà, è qualcosa che mi libera di qualsiasi concezione che io possa avere della realtà. Perché avendo toccato il mistero mi rendo conto che non lo posso, non posso negare questo, che c'è qualcosa che mi scappa. E perciò soltanto quelli che hanno trovato questa forza liberatrice del mistero a cui non ti puoi legare, perché non ti puoi afferrare questo, possono essere tolleranti e capiscono che ci sono tante altre forme di essere anche umano. E questa liberazione, paradossalmente legata alla religione, è quello che ci dà libertà e quindi responsabilità. Non è un'obbedienza cieca, non è un seguire, diciamo, la legge. Nella libertà non c'è legge, nell'amore non c'è legge, non si può amare a comandamento, a comando. In questo senso, come io capisco la religione, che non si costringe nemmeno secondo la legge della contraddizione. Perciò non mi scandalizzo di sapere che sono cose che non capisco, di accettare che è molto un mistero, che in ogni altra persona umana c'è un mistero nascosto. Un uomo religioso dunque è essenzialmente tollerante, essenzialmente, nel senso classico della parola, agnostico. La gnosis non esaurisce la realtà. Per misfortuna, per disgrazia, abbiamo legato all'inizio della storia del cristianesimo, che alcuni di voi sanno molto meglio di me, relegato i gnostici a un gruppo di gente che è un'altra cosa.
Ma questa agnosia è fondamentalmente religiosa. Questo è quello che io capisco come religione, e quando parlo di religione parlo in questo senso. Orbene, come siamo anche se non sostanzialmente, essere anche razionali, nella natura umana esiste questa specie di sistemazione, cristallizzazione, un sistema di credenze che ci viene dal dietro, possono in certo qual modo veicolare questa religiosità, ho detto. Perciò non ricordo, ho scritto fa moltissimi anni un articolo, non ricordo in che lingua originale, ma penso che è stato anche tradotto in italiano, che le religioni non hanno il monopolio della religione, che la religiosità, se prende un'altra parola, è di un genere umano, e che le religioni sono sistematizzazione più o meno coerenti di un sistema religioso. Non vorrei estendere, perché mi piacerebbe poi stare un po' di dialogo con voi e ricevere le vostre correzioni. Cultura. Fede, religione, cultura. La fede è, se volete, la espressione culturale di questo, non devo dire cultura, ci tengo a dire cultura, l'espressione di questa fede. La fede dà alla cultura il suo ultimo contenuto. Ogni cultura ha esplicitamente o implicitamente un senso della realtà, un senso della vita umana. E questo è quello che la fede ci dà, questo senso della vita. Ogni fede dà alla cultura il suo ultimo contenuto. E ogni cultura dà alla religione il suo linguaggio. Quindi tra cultura e religione c'è questo vincolo fortissimo, perché in ogni cultura c'è un ultimo contenuto che poi si esprime in un linguaggio che dipende precisamente dalla cultura che ha questo linguaggio. Io ho vissuto esperienze molto rivelatrici in questo senso di lo stesso linguaggio visto da un'altra cultura. Appare, per esempio, ti apprezzo un po' di più, essenzialmente religioso, un linguaggio che in Occidente sembrerebbe praticamente o una bestemmia o una negazione, dal punto di vista che si vede dei miei amici, i fratelli dell'India, lo vedo come un linguaggio strettamente religioso, profondamente religioso, non dico strettamente che questo già è una deformazione occidentale, strettamente. Le cose non sono strette, le cose sono fluide, aperte, sempre senza necessità di catalogare.
Le culture non sono soltanto, lo ho ripetuto molte volte, folklore, atteggiamenti di diversità culturale, forma di mangiare, forma di parlare, forma di... No, è molto di più. Non sono folklore, sono forme di vivere e di vedere la realtà, di vivere la vita e vedere la realtà. E forme diverse. E qui ancora, malgrado tutti i nostri sforzi, siamo, io sono due parole, una che può essere un insulto oggi nelle orecchie attuali, un'altra che è più pacifica, siamo monoculturali. Detto con la parola un po' più violenta o polemica, siamo colonialisti. Il colonialismo è la monocultura. Il colonialismo è la credenza di buona fede che una concezione che per noi è evidente è universale. E questo arriva fino al punto di pensare che la scienza è universale. E la scienza non è universale. Di pensare che i diritti umani sono universali. I diritti umani non sono universali. Questo non vuol dire, assolutamente non vuol dire, che non si possono, che noi vivendo qui non dobbiamo rispettare i diritti umani, che i diritti umani non siano una forma molto pragmatica, molto utile, efficace di avere una convivenza umana, pienamente umana, e che si devono osservare. Ma da qui a universalizzarli c'è un grande passo. I grandi genocidi che hanno fatto cristiani occidentali sono i genocidi dei colonialisti, che in buona fede, questo è il pericolo, pensavano che stavano civilizzando, convertendo, catechizzando, dando cultura a una gente che abbiamo denominato ancora una denominazione insultante, che quando si è voluto correggere è quasi peggio, ma che dimostra il potere dell'inconscio. Prima li chiamavano sottosviluppati, poi abbiamo pensato che i sottosviluppati forse un po' troppo, e allora li chiamiamo in via di sviluppo. Caro amico, se tu segui il nostro consiglio sarai in via di sviluppo e arriverai dove arriviamo. Non so se questo è il mio. In via di sviluppo. E questa è ancora una nomenclatura ufficiale delle Nazioni Unite. La forza dell'inconscio, la forza della cultura che ci fa credere che 2-2 sono 4, dove 2-2 non sono credenti, sono due organismi, secondo un postulato puramente matematico, e allora sì. Non c'è niente universalizzabile. Nella mia, volevo quasi dire, deformazione, ma non penso sia deformazione, perché per me la filosofia è ambivalente. E amore alla saggezza da una parte e saggezza all'amore dell'altra. E tutte e due vanno rimane insieme. Questa, ho detto filosofia, senza dire questa parola, posso dire che possiamo e dobbiamo, a mio parere, distinguere tra invarianti umani e universali culturali. Un invariante umano, un corpo, mangiamo, dormiamo, riposiamo, stiamo in cattivo umore, parliamo, tante altre cose. Ogni uomo, in certa maniera, partecipa di questo invariante umano. Ma non ci sono, la mia ipotesi, universali culturali. Ognuno mangia, ma per me mangiare è assimilare la divinità. Per me è
essere forte, per l'altro è ingerire proteine, per il terzo è la forma di avere l'energia, eccetera, eccetera. Il senso che noi diamo a questa invarianza umana non si può universalizzare. Ci sono invarianti umane, non ci sono universali culturali. E qui in questo spazio che è stato per molto tempo un spazio sacro e che per me continuo a esserlo, forse è opportuno parlare che non possiamo universalizzare niente, che è anche scientificamente una estrapolazione di quello che io vedo evidente, pensando che va per tutte le parti. Perciò, abbiamo parlato questa mattina, penso che mi hanno chiesto un paio di volte su questo problema, la kenosi, parola greca, che vuol dire svuotamento, e più esattamente kenosi vuol dire vuoto. E qui dobbiamo parlare degli altri, dobbiamo parlare dei buddisti che sentono che il vuoto è una realtà, che non ha contenuto e perciò è vuoto, che non è concettualizzabile perciò è vuoto, e che allo stesso tempo è quello che fa possibile tutto il resto. Ma questo è una saggezza di un'altra tradizione dalla quale dobbiamo anche imparare. Se qualcosa può essere universale in questo luogo sacro, si è preteso di essere cattolico, cioè catholon, secondo un totum ancora traduce Sant'Agostino, dobbiamo praticare questa kenosi, questo svuotamento, che è molto più che l'umiltà, che sono altre opinioni, no, che è arrivare a questo nucleo vuoto che fa possibile la crescita di ogni essere umano. Ma questo è, tra parentesi, ispirato dalla sacralità di questo luogo. Per dire che lo spazio non è quello che ci dicono i fisici che è. Se devo dare la parola è. Come il tempo non è un'autostrada, o il cielo, il fermo, nulla, o tutta un'altra cosa. Io sono tempo, io sono spazio. E questa consapevolezza l'abbiamo perso. L'Occidente l'ha perso. Pensando che lo spazio è un luogo e il tempo un processo. E questo sta dentro di tutta la mentalità giudeo-cristiana, che parla della scatologia e della mentalità scientifica, che parla del Big Bang, eccetera, eccetera. Non c'è un principio e una fine. È tutta un'altra cosa, che adesso non tocca a me descrivere. Vorrei finire con un ultimo pensiero. Nella formulazione dell'invito a questa conferenza che avete fatto l'onore e avete ancora la pazienza di ascoltarmi, uno dei miei, dico miei perché sono convinto,
una delle vie alternative a tutti quelli che vogliono un mondo, una cultura, una religione, nel fondo sono comunisti, e l'armonia, che è la grande lezione della Genesi, già del Vecchio Testamento, quando gli uomini hanno avuto per la prima volta, che sappiamo, la tentazione della globalizzazione. Allora si chiamava la Torre di Babele, e con questo principio. E il cuore di Yahweh dice no, niente affatto. Non una grande globalizzazione tutta la terra umana, piccole campagne alla dimensione umana dove le persone possono parlare, discutere, controvertire e scambiare le cose perché ciascuno ha bisogno dell'altro. Non uniformità, ma varietà. Non tutti una sola religione, un solo Dio, è sempre la mia religione di Dio, ma questa ricchezza dell'arcobaleno, ricchezza del diverso colore della realtà, e godere questa diversità senza sapere che la diversità vuole dire controversia e lotta, o peggio ancora, competizione. Finisco con un aneddoto che per me dice molto e che mi tocca, e ancora sento la forza di questo successo di un cugino di uno studente mio in California, quando Kennedy, questa cosa del libro Terzo Mondo e inviare i giovani a fare questo servizio civile a questi paesi sottosviluppati. Questo cugino di un studente, io lo so per il suo cugino, forse già convinto di tutte queste cose che si dicevano nel tempo, dicevo io direi, io non voglio essere colonialista, io non voglio entrare nella competizione in questa cosa, no. Insegnare a questi poveri negretti, a piedi scalzi, no, non è il mio. Cosa posso fare di utile? E perciò che la cosa più utile è più impegnativa, ma meno colonialista, forse la ginnastica, andare a correre, con un certo respiro, con un certo ritmo, a saltare, ma non con il pallone, ma saltando tutti i piedi, eccetera, eccetera. Un bel giorno, verso la fine della sua stanza là, spontaneamente aveva arrivato a amare i bambini là. Arrivò con una scatola di bamboni o di cioccolato, dei caramelli, e i bambini tutti hanno detto quella scatola di caramelli, e gli occhi dei bambini brillavano, tutti i bambini, e io no, oggi faremo una gara. I bambini non ci hanno parlato l'uno con gli altri. Vedete come la tornava a 100 metri o meno, e mi ha questa scatola qui. Faremo una gara, ci arriva qui. Vediamo chi arriva primo. E allora avete anche la scatola. Tu li ho visto tutti, vogliono correre, no, uno. Quando io dico 1, 2, 3, allora avanti. Dice 1, 2, 3. E i bambini si tirano la mano, e quindi non si tirano la mano, e come si